non avevo nessun dubbio sulla capacità di Genova, città portuale, città mediterranea, crogiuolo di culture diverse, che avrebbe accolto a braccia aperte questo Pride, che oggi non possiamo definire un gay Pride, ma un Pride cittadino. Soddisfatta? Molto. Un bilancio? Più che positivo, inattivo. Soddisfatta del gay Pride di oggi? Soddisfattissimo, c'è una fiumana di gente incredibile, non si capisce qual è il corteo e qual è il pubblico. Credo che sta manifestando veramente tutta Genova e non solo. Qua sono giunti veramente da tutta Italia, da sud Italia, con ogni mezzo. È una grande festa di laicità, di uguaglianza. Si è riunito il popolo che vuole fare la differenza in questo paese. Quest'anno politicamente non c'è stato veramente nessuna manifestazione politica, nessun partito ha parlato di diritti. Questo lo sta facendo il movimento omosessuale con tutte le persone semplici, semplici cittadini che hanno capito il messaggio. 9 mesi di lavoro a Genova credo che siano serviti a lanciare dei messaggi importanti. Un bilancio del gay Pride oggi? Beh, un bilancio lo facciamo poi in Piazza dei Ferrari. Fino ad oggi, fino adesso direi che è bellissimo, tanti colori, 20 carri, tanti personaggi importanti, tanti amici che rivediamo per strada. Io credo che ci sia da essere contentissimi, siamo felici. Grazie a tutto il comitato Genova Pride che ha fatto un grande lavoro ed è premiato da tutto questo pubblico che è qua con noi. Grazie. Ma mi sembra che ci sia una buona affluenza di gente, sì. Contenti, soddisfatti? Sicuramente. Pensate che si potrà veramente arricchire il dialogo, la cultura? Noi ci auguriamo che con questo serva per sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i problemi che gli omosessuali e le lesbiche hanno in questa società. Sono molto contenta che la città abbia risposto così. Il corteo e la manifestazione sono bellissimi, colorati, pieni di orgoglio, ma anche carichi di tanti messaggi di vera politica, la politica per i diritti. La città è una città che riscopro oggi come quella che voglio, città aperta che crede nella necessità di farsi coinvolgere. Temevo che ci fossero solo persone curiose, invece ho visto una città di cittadini partecipi. Sembra una bella svolta e per la città e forse anche per questa manifestazione. Mi sembra che faccia un salto di qualità. Direi che tutta la città è venuta in piazza, ai lati delle strade, ha applaudito, ha condiviso e capito il senso di questa manifestazione. Ormai i Gay Pride sono manifestazioni che si battono per i diritti di tutti, la laicità dello Stato, i diritti civili, una maggiore libertà, ma una libertà vera, i diritti della persona, perché questo vuol dire che le persone hanno finalmente, devono finalmente avere il diritto di vivere secondo il proprio stile di vita, secondo le modalità che ritengono più opportune e soprattutto devono poter vivere senza essere discriminate, senza essere oggetto di violenza, di dileggio, di razzismo, di omofobia. Genova da questo punto di vista rappresenta per noi una tappa molto importante perché lascia a questa città un'associazione, un'organizzazione più forte di prima, lascia a questa città il Gay Village, lascia a questa città l'idea che si può essere lesbiche, omosessuali e transessuali e contribuire al bene comune ed essere una risorsa per la città e per la Liguria. Quindi il Genova Pride è stato un grande fatto che rimarrà nella storia. Secondo me da tutti i punti di vista, lesbica, da gay, da queer, da transessuale, è assolutamente favolosa. Credo che non si torni più indietro, almeno sono fiduciosa che Genova non possa più tornare indietro dopo aver assaggiato questa libertà, questa visibilità e sono sicura che andremo avanti. Sono contenta che comunque ci sia una realtà lesbica in fermento a Genova, che ci siano nuove realtà che sono uscite anche sulla scritta del Pride e spero che saremo sempre più numerose a lavorare per cambiare in meglio la vita in città, non solo per noi lesbiche ma per tutte le cittadine e cittadini. Un Pride molto colorato, sensibile non solo ai suoi problemi, uno dei tanti colori che ha spiccato è il verde, abbiamo visto la coccarda che ha portato Vladimir, ma anche tanto verde in tutta la piazza, quindi sensibile alla problematica dell'Iran.
sensibile alla problematica dell'Iran, sensibile e aperto e pronto ad ascoltare e soprattutto con la consapevolezza di essere soggetto politico in senso alto, cioè interlocutore e, come dire, capace di farsi carico delle grandi battaglie che solo erroneamente qualcuno pensa debbano essere soltanto degli omosessuali o delle persone transgender o lesbiche o bisessuali. I diritti sono diritti di tutti e soprattutto la possibilità di scegliere dovrebbe essere garantita a chiunque in qualunque situazione.